Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati a parlare di intelligenza artificiale perché Bing ha deciso di inserire, ecco, la sua intelligenza artificiale che funziona come tutte le altre intelligenze artificiali di generazione d'immagine, dove tramite un input riesce più o meno a crearti, ecco, delle immagini. E la cosa bella di questa intelligenza artificiale è che non sei costretto a scriverlo in inglese, ma capisce anche perfettamente in italiano. E finalmente, ecco, ci semplifica un po' la vita, posso dire. Sui social è spopolato questo, chiamiamolo trend, dove in poche parole, tramite appunto questa intelligenza artificiale, si fanno creare delle locandine dei film Disney Pixar. E oggi siamo qui per reagire alle migliori locandine create dall'intelligenza artificiale in stile Disney Pixar. Prima di iniziare, io ricordo che per chi vuole può supportare il canale, ovviamente lasciando un bellissimo like, iscrivendosi, e poi potete seguirmi nei social, perché sai, potrei pubblicare qualcosa di diverso, qualcosa che qui su YouTube non potrei mostrare. Iniziamo. La locandina di Discord, non so perché la maggior parte sono tutti in sovrappeso. Ma questo è... Questo... Ma questo è body shaming! Questo è bellissimo, un film su Kennedy fatto bene. Oddio, un film su Hiroshima. Questo mi mancava, sincero. Questo mi mancava. No, questo è delicato. Poi fatto dalla Disney con tutti i tipi dietro che tifano. Non è tanto bello da vedere questa copertina, conoscendo anche la mente dei creatori dei film Disney Pixar. Bah, un film su Floyd poi. Criticatissimo. In pochi, ecco, sapranno a cosa si riferisce questa copertina. Non tanto al barattolo in sé, ma perché anni fa spopolò un altro video che si chiama One Man, One Jar. E non ve lo sto a spiegare che cos'è, andatelo a vedere, ecco. Non posso spiegarlo. È particolare. Ovviamente chi è debole di cuore, chi è debole a certe visioni, non lo guardate. No, no, beh, un film sull'olocausto, un po' troppo, bro. Un po' troppo. Che poi non è della Pixar, è della Pixar con due X. Sì, perché l'intelligenza artificiale non piace scrivere i nomi perfetti. Ci ho provato anche io. Se andate sul mio Instagram, ci ho provato anche io e delle volte mi ha storpiato il nome. Anzi, una volta mi ha aggiunto la tripla P. Però dai, non è fatto male questo, eh. Ecco, questo è un film che andrò a vedere. Un film sulla porra. La porra, la porra. Film di nome Cam, bellissimo, con il liquido sorridente, felice di creare una nuova vita o di essere buttato nel cesso. Ecco, questo è un altro bel film, La ricerca dell'acqua, un film sull'Africa. Ah, il film su Kobe Bryant, questo sarà stupendo secondo me se esce. Alla ricerca di Osama, anche questo è bello. Oh, questo sarebbe un omaggio bellissimo. In pochi riconosceranno il personaggio che vediamo qui nella copertina, ma è Nico Cado, non so se ancora, penso sia ancora vivo, spero, non vorrei fare una figura di merda, ma lui fa le sfide di cibo. È colui che è iniziato magro ed è diventato così. Ma fa delle sfide di cibo assurde. Un grande. Se esce mai un film del genere, sarà bellissimo. Un omaggio con i fiocchi. Questo è un po' particolare, perché è un film sulle torri gemelle, però con due gemelli su un aereo, o con un tipo che si sdoppia, con gemelli siamesi, non si capisce. Fatto sta che... è un po' nì questo presunto film, perché si parla di temi delicati, però dalla copertina sembra un film bellissimo per tutte le famiglie. Anche questo io alzo le mani. Ecco, un altro film sulle torri gemelle, giustamente. Un altro film sull'olocausto. Come se non ne bastava uno, dobbiamo fare la versione successiva anche. Come a tutti i film Disney, che ovviamente ci deve essere la seconda. E il secondo film sicuramente farà successo il primo. Oh, questo è un film che andrò a vedere. Film su Mia Khalifa, dei creatori di Alice in Borderland. Top creatori. Un film su Mia Khalifa, questa spaccherà. Vendite alle stelle. Un film su il piccolo imperatore. Questo è interessante, eh? La Disney non ci ha mai pensato. Ci siamo sempre noi a dare le idee alla Disney. Spero che non ce li rubano adesso, non li pubblicizzano come idee proprie, perché c'è il web come prova. Abbiamo le prove. Ah, oh, questo è un altro film che andrò a vedere. Ah, oddio, andrò a vedere. Se è come il video originale, non so quanto sarebbe legit per la Disney. Un film su Two Girls One Cup. Guarda! Stanno È un po' particolare la situazione. Non so se è consigliabile vederlo questo film. Ci deve essere il primo bollino rosso della Disney. Vabbè, anche questo andatevi a vedere il video originale per capire di che cosa sto parlando. Ma è impossibile che nessuno ha mai visto Two Girls One Cup. Video che rimarrà impresso nelle vostre
vostre retini. Quindi, ripeto, per i deboli di cuore, di stomaco, non guardatelo. Che cazzo è sto film? Bulldog che cadono con paracaduti su bambini che scappano. What the fuck? Che è sto film? Se qualcuno poi sa la storia, questo è interessantissimo. Un film sui musulmani. Questo secondo me è un altro film che spaccherà in stile Disney. Un film su schivi di toilet. Non ci avevo mai pensato. Che film di merda sarà un film su schivi di toilet? Che è il meme più inutile, insulso, più no sense, ecco. Cioè, potevo capire su schivi di il tipo che ballava. Che cacchio è sto film? Un tizio con una pannocchia. Spero che non se lo ficchi in culo. Bello questo. Chi è sto qua? Fatto strabene. Sembra il vecchio di Up. Con una barba, vestito proprio a tema. È ugualissimo. Lo stile l'hanno preso dal film di Up. Perché è ugualissimo al vecchio di Up. Un film su Among Us. Questo potrebbe spaccare in stile Disney. Questo potrebbe spaccare, se fatto proprio con una storia. Secondo me il film su Among Us dovrebbero farlo. Quindi Disney, se mi stai ascoltando, fallo instant, scrivilo instant. Voglio il trailer entro fine dell'anno. Non ho capito su chi è sto film. Klux. A me verrebbe in mente Ku Klux Klan, non so perché, va. Non mi dice nulla. Sembra un cappello gigante con delle gambe. Oh, questo sarebbe bellissimo. In stile Disney poi. Il ritorno del Titanic. Titanic scritto al modo dell'intelligenza artificiale, storpiando ovviamente il nome. Però sai che non sarebbe male. Basta che non fanno la fine, ecco, dei due geni di turno. Poi hanno fatto una pessima fine, ecco. Però dai, non sarebbe malvagio un film sul ritorno del Titanic in stile Disney poi. Non ho capito perché il ritorno in stile Disney non fanno tutta la storia precedente. Vabbè, mi dissocio. Bambi dissocio. Ma no, questo è black humor. Se non mi bloccano il video. Spero di no, dai. Sto facendo una reaction a un video di YouTube. Se non avete bloccato quello originale, figuriamoci se bloccano per sto frame. Ma mi dissocio ampiamente da queste immagini. Chi è la mente malata che ha fatto generare queste immagini? Ah, un film sugli incel. Questo sarebbe bello, ma vogliamo anche Don Vito come protagonista del film. Don Vito, il conoscitore. Beh, giustamente, anche loro si sono definiti incel. Che fanno? Li inserisci in un film della Disney? La nuova casa della Disney. Un film sugli incel. Secondo me spaccherebbe. Oh, ce l'hanno con ste torri però. E ce l'avete con ste cazzo di torri. Oh, questo è un bel film. Un film sullo sbarco in Normandia. Secondo me in stile Disney spaccherebbe. Anzi, in realtà non so se si è mai visto un film di guerra in stile Disney. Perché in realtà la Disney è tutta carina, pucciosa, l'amore vince, tutte ste robe qui. Ma un film di guerra in stile Disney, sai quanto spaccherebbe? Venderebbero incassi alle stelle. Giuro, non sto scherzando. Comunque, signori, io direi che per quest'oggi è tutto. Spero che non mi blocchino questo video per quel maledetto frame. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social. E se trovate altre locandine in stile Disney Pixar di meme, personaggi italiani, personaggi del web in generale, mandatemi tutto o su Instagram, dove più vi pare piace, ecco. Mandatemi tutto perché potrebbe esserci una seconda parte di questo video.